Siamo alla seconda parte del nostro programma, al focus. Dicevamo nei titoli, oggi la cena di vigilia, un rito che si consuma soprattutto a tavola, dove però, lo abbiamo detto poco fa, bisogna sedersi con la testa più oltre che con lo stomaco. E quindi occhio alle proprietà nutrienti e alle calorie. Apriamo con il tradizionale antipasto, l'insalata che noi chiamiamo di rinforzo, arricchita con il baccalà. Allora, dottor Smaldone, solo per antipasto e primo piatto vediamo la preparazione, anche la preparazione di questi due piatti e poi le proprietà nutrienti. Un aspetto tipico dell'insalata di rinforzo è questo rabbocco continuo, è vero, degli ingredienti, e qui bisogna fare attenzione, a quando si rabbocca, insomma, il distanziamento, l'uso delle posate, l'abbiamo detto prima, bisogna stare attenti, bisogna, guardare ogni cosa. Ecco, dunque, commentiamo un po', la preparazione rapidamente e poi, diciamo, le energie, le calorie per porzione. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e buona vigilia. Allora, è chiaro che l'insalata di rinforzo è uno dei piatti principali, uno dei piatti principe per la vigilia di Natale e per il classico antipasto della vigilia. È fatto fondamentalmente possiamo definirlo un piatto quasi vegetariano. L'unica componente animale è data dalle acciughe, anche se non tutti, diciamo, in rapporto alla tradizione familiare, non tutte le vanno a inserire. Ed è sicuramente fatto con una base di cavolfiore, alcuni scelgono il cavolfiore romano, altri utilizzano il classico cavolfiore bianco, e chiaramente si utilizzano olive, le papaccelle, alcuni mettono i sottaceti. Per esempio, a casa mia nell'insalata di rinforzo c'è sempre anche il broccolone, però ripeto, queste sono tradizioni familiari, ognuno le va ad inserire in maniera autonoma. Come diceva lei, soprattutto in questo periodo è fondamentale non utilizzare diciamo, non aggredire, tra virgolette, l'insalata di rinforzo, ognuno con la propria posata, però sarebbe preferibile che il capofamiglia o comunque uno dei commensali servisse ognuno con un unico cucchiaio utilizzato appunto come cucchiaio da portata. E diciamo, dal punto di vista delle calorie dipende molto, soprattutto la base calorica è data Ecco, lo sì dalle vediamo adesso olive, in ma questa dall'olio scheda di finale. condimento. Esatto, è dato dall'olio con cui diciamo, viene utilizzato per il condimento. Si attestano 100-120 calorie più o meno a portata, se consideriamo una portata di 100 grammi, Ecco, anche 100 se diciamo, grammi, diciamo, è ragionevole. 100 grammi di un'insalata di rinforzo per un antipasto è ragionevole, se non assai. Però, diciamo, bene o male, sono feste, non dovremmo badare alla bilancia, ma dovremmo badare soprattutto alla convivialità, chiaramente nei limiti della pandemia in atto. I Sì, grassi. dove vediamo che soprattutto sono le proteine, 31%, poi i grassi, 49%, perché è Sì, inevitabile ovviamente, esatto, questi qua sì. diciamo sono chiaramente la percentuale di calorie date da quella tipologia di elemento. Carboidrati, tante fibre, perché chiaramente verdura, e i grassi che ci sono in teoria dovrebbero essere i grassi buoni, perché l'olio è un monoinsaturo, l'olio di oliva chiaramente, si parla sempre come condimento di olio extravergine di oliva, e qualche grasso polinsaturo è dato dall'aggiunta Sì. Ecco, delle alici. e teniamo a mente 124 calorie per, come dire, per questa insalata di rinforzo. Siamo alla prima portata. La prima portata è il classico, parliamo sempre della vigilia, il classico spaghetti o linguine o fettuccine, a chi piace, con le vongole. Anche qui diamo un'occhiata alla preparazione e poi alle proprietà nutrienti, alle calorie, sempre un piatto di 100 grammi, che è già parecchio, insomma, quindi è già abbastanza. Commentiamo, dottor Smaldone. Sì, chiaramente anche qui tradizione familiare vuole che la vigilia di Natale ci si sieda e come primo piatto si vada a consumare il classico spaghetto a vongole, che poi, ripeto, ognuno fa come vuole, chi utilizza lo spaghetto, chi utilizza il vermicello, chi utilizza lo spaghettone, sempre pasta lunga e diciamo anche abbastanza
più digeribile rispetto Sì. alle altre. È chiaro che sempre vongole o vongole veraci, il lupino viene utilizzato solitamente per dare un po' più di sapore e di gusto, un po' più di sapidità, però la vongola è quella che, diciamo, che ci dà il gusto vero e proprio, la dolcezza della vongola accompagna il piatto lungo tutto il pasto. Anche qui Ecco, chiaramente vediamo, anche vongole, qui vediamo chiaramente. rapidamente le proprietà nutrienti, insomma, le calorie, i carboidrati. Chiaramente è un primo piatto, è una pasta, quindi la base di carboidrati è una base forte. Il carboidrato qui ha, diciamo, la sua grossa preponderanza e la sua base calorica è data, cioè la base calorica di questo piatto è data dai carboidrati o comunque, come per l'insalata di rinforzo, dall'olio che viene utilizzato per il condimento. Infatti, vedete, oltre 17 grammi di carboidrati sono presenti in 100 grammi di pietanza, diciamo, quindi non solo di pasta, di pietanza tal quale. In rapporto all'utilizzo delle vongole, in rapporto all'utilizzo del condimento, abbiamo più o meno proteine e grassi. La vongola ha una componente grassa, ma la componente grassa del piatto è data dal condimento. È chiaro che 100 grammi totali possono sviluppare 133 calorie, ma diciamo, da questo punto di vista, secondo me c'è sempre qualcosa in più perché la vongola vuole un po' più di olio e quindi queste calorie, diciamo, sono tra virgolette fittizie. Secondo me c'è un po' più di sbalzo calorico con un primo piatto del genere, anche perché in rapporto alla tipologia di antipasto che si va a consumare, noi non abbiamo esagerato solo con l'insalata di rinforzo, ma ognuno di noi va a consumare una tartina, qualche altra cosa di antipasto, e quindi diciamo forse 100 grammi ce la facciamo a mantenerci se dopo abbiamo anche i secondi, però se la pasta è buona, ognuno di noi abusa di questa pietanza. E se ci manteniamo nei 100 grammi per portata siamo a 257 calorie, quindi accettabilissimo, insomma. Veniamo al secondo, al pesce. Noi abbiamo scelto così, insomma, a testa nostra, l'orata, l'orata come pesce, diciamo, con la spigola e con altri, pesce di elezione, insomma, alla vigilia. Un'orata di allevamento, ovviamente, se possibile. Al forno o al cartoccio in un piatto di 100 grammi, dove alla fine lo vediamo nelle immagini che ci fanno vedere dalla regia Fiore Caso e Andrea Arpino e Enzo Arpino, che abbiamo un valore energetico di 159 calorie. Sì, chiaramente prodotti da chilo e mezzo in rapporto al numero di commensali non sviluppano chissà quante chilocalorie, soprattutto se sono preparate in una maniera light, quindi al forno, al cartoccio, al sale, quindi senza utilizzo di condimenti aggiunti, quindi senza utilizzare una frittura, senza utilizzare un intingolo. Sono prodotti che praticamente nel cartoccio vengono cotti al vapore, vengono trattati in maniera delicata, e quindi mantengono tutte le loro proprietà nutrizionali, quindi mantengono quasi inalterate anche il contenuto vitaminico e il contenuto di sodio presente al loro interno. E se attestiamo la nostra porzione, ripeto, già abbiamo consumato l'antipasto, già abbiamo consumato il primo, se ci manteniamo attorno ai 100 grammi di orata d'allevamento, possiamo mantenerci tranquillamente, possiamo considerarlo un piatto quasi light. Quindi un piatto anche qui 150-160 kcal per 100 grammi di prodotto. Chiaramente un prodotto d'allevamento sarà sicuramente leggermente più grasso rispetto ad un Certo, prodotto l'abbiamo detto già pescato, altre l'abbiamo detto volte. più volte, sì. E siamo, diciamo, ci manteniamo sempre nelle portate da 100 grammi, siamo a 400 calorie. E, però noi, insomma, alla vigilia d'estate abbiamo questa passione, molti di noi, per il salmone, no? Il salmone affumicato. Ed ecco, proprietà e calorie sempre in un piatto di 100 grammi, che però è parecchio, per una porzione di salmone affumicato, dove il totale di calorie, è di 147.
Sì, diciamo, se 100 grammi di salmone affumicato in questo caso è una gran bella porzione. Sì. Solitamente salmone affumicato ne mangiamo una fettina, un paio di fette e lo possiamo consumare sia come secondo, ma fondamentalmente lo andiamo a consumare anche nell'ambito degli antipasti. E se lo consumiamo come secondo, tal quale, ripeto, abbiamo 150 kcal. Il problema è se, come da tradizione, prendiamo la tartina con burro e salmone, lì diciamo le chilocalorie e i grassi non buoni vanno ad aumentare. Certo. Salmone è un pesce anche abbastanza grasso, però mantiene chiaramente il suo buon rapporto omega 3 omega 6. Se Sì. andiamo a consumarlo con il burro, chiaramente grassi saturi, lì andiamo a sbilanciare un pochino quello che è l'apporto calorico che avrebbe un prodotto della pesca affumicato così. Sì. Infatti si vede dalla scheda che i grassi sono quelli che, diciamo, grassi. Ma anche le proteine sono quelle che sono preminenti, diciamo. E qui siamo arrivati a poco più di 500 calorie, quindi siamo ancora assai, diciamo, nella norma. Dopo il salmone affumicato, ovviamente, dottor Smaldone, diciamo, a meno che non ci siano, e credo che in molti casi ci siano degli extra, è vero, durante la cena si passa, noi abbiamo ipotizzato un passaggio direttamente ai dolci. I due dolci che abbiamo scelto sono la zeppola e il panettone. Ecco, e con i dolci, insomma, siamo alle conclusioni agognate, quelle di fine pasto, ma anche quelle più pericolose, perché sono quelle dove in piccole porzioni ci sono però grandi calorie. E quindi sempre davanti a 100 grammi, che è parecchio, è vero, per una zeppola, quindi la zeppola peserà sicuramente di meno. Siamo a un valore nutrizionale vicino alle 180 calorie. Ecco, qui vediamo la zeppola, che può essere sia quella di Natale che quella di San Giuseppe, quindi comunque sono queste zeppole fatte al forno. Ecco, noi abbiamo precisato questo. Sì, abbiamo ipotizzato, sempre per mantenerci light, una zeppola di pasta bignè al forno. Quindi la zeppola in sé per sé cotta al forno non ha chissà quante chilocalorie. Sì. Il problema è se viene fritta o se comunque viene addizionata con tanta crema. È Quindi certo, sì. anche qui alimenti di origine animale, chiaramente crema fatta fondamentalmente con le uova, che comunque hanno un buon apporto di chilocalorie, soprattutto se concentrata all'interno di una crema, e chiaramente un grosso apporto di carboidrati. Sì. Quindi mangiare una zeppolina per tradizione va bene. Però chiaramente un zeppolone di San Giuseppe a fine cena di Natale è comunque un grosso sgarro, tra virgolette. E diciamo, dopo ci sarà sicuramente il panettone, e non parliamo dei dolci della tradizione napoletana vera e propria, quindi lo struffolo, la zeppola cotta, mustaccioli, roccocò, perché lì veramente andiamo abbastanza oltre con Certo, sì. le chilocalorie. Sì, infatti avevamo previsto, con la zeppola siamo intorno alle 700 calorie. Andiamo al panettone, che, insomma, se decidiamo di farci male, ecco, questa è la verità, se decidiamo di assaggiare più di un dolce, allora aggiungiamoci anche la fetta di panettone. Poi dipende anche diciamo, dalla grandezza con cui tagliamo col coltello, spesso non riusciamo a calibrare giustamente, e quindi esce una fetta abbastanza grande, dove le calorie per 100 grammi salgono, attenzione, per ogni fetta a 300, circa 350-333 calorie, vedete, con i grassi, i carboidrati, a farla diciamo, da padrone, insomma. E quindi siamo già oltre, le 1000 calorie. Sì, diciamo una buona fetta di panettone equivale ad un buon piatto di pasta. Sì, è Chiaramente vero, abbiamo, diciamo, lo stesso apporto calorico di un buon piatto di sì. pasta rispetto ad una fetta di panettone. Chiaramente l'apporto calorico è dato da differenti componenti. Se per il piatto di pasta avevamo l'apporto calorico preponderante dato dall'olio di condimento e dal carboidrato della pasta, in questo caso il carboidrato alveolato del panettone fa il suo, però sappiamo che per fare il panettone c'è tanto burro, ci sono tante uova. Quindi anche per questo 100 grammi di panettone apportano sì le stesse chilocalorie di un piatto di pasta, ma apportano componenti diversi rispetto a quelli, Sì, rispetto a quelli certo. della pasta. Sì, Quindi anche qui infatti per tradizione è da consumare, però
Sì. attenzione agli sgarri. Attenzione, esatto, agli eccessi. È interessante dare un'occhiata a cosa bisognerebbe fare soltanto per bruciare le calorie di 100 grammi di panettone, cioè, non so, uno sta fermo, guarda la televisione, ecco, la TV, 4 ore, circa 5 ore seduto, e in 5 ore uno dovrebbe, come dire, esaurire. Oppure studiare, scrivere, leggere. Noi non riusciamo a immaginarlo, ma fa bruciare calorie indubbiamente, quindi anche può essere utile. E poi anche, beh, andiamo agli impegni più importanti, dottor Smaldone. Per esempio, quali sono in progressione, secondo lei, quelli. Allora, come diceva lei, per bruciare solo il panettone dovremmo o guardare 5 ore di televisione oppure fare un po' di attività. Ad esempio, mia nonna mi Sì. dice per smaltire le calorie della cena devi andare a Pompei a piedi e ritornare per almeno un paio di volte, Sì, perché certo. almeno questo. Però, diciamo, rimanendo nel fattibile, già per esempio per chi ha la tradizione di seguire la messa della vigilia, già andare a piedi in Eh chiesa sì, potrebbe certo. essere un buon modo per incominciare a pensare di bruciare le calorie avute con l'antipasto, Sì. anche perché qui abbiamo detto che ci siamo fermati al panettone, ma dopo solitamente c'è sempre il fico secco, c'è la noce, c'è un po' di frutta secca che anche lì apportano fibre, ma soprattutto se candite vanno ad Sì. apportare altro apporto calorico. Quindi chiaramente per chi non ha la lavastoviglie, lavare i piatti può comunque aiutare nell'inizio Certo, della sì, digestione, infatti. nell'inizio del consumo delle chilocalorie. Ripeto, fare Sì. due passi dopo la cena della vigilia, andare a messa a piedi, ritornare dalla messa a piedi. Quindi anche questo può aiutare, oltre che allo spirito, può aiutare anche il corpo. Sì, una camminata, diciamo, è importante dopo la cena. Ecco, una camminata, noi insistiamo sempre sulla camminata veloce, dottor Smaldone, una camminata veloce ci farebbe smaltire la fetta di panettone e qualcos'altro in poco più di un'ora. Quindi, come in quanto è importante anche camminare in maniera però spedita, veloce, per non parlare poi se uno vuol fare la partita di calcio a calcetto, insomma, giù nel cortile di casa verso mezzanotte, oppure. O altre cose. E se ci mantenessimo però nei 100 grammi per portata, vero? Noi lei l'ha visto, no? Ne ha parlato, immagazzineremmo poco più di 1000 calorie che sarebbero già, come dire, già dignitose, diciamo, ecco, andremmo bene, ma purtroppo qua, o gli extra, o la frutta secca, come diceva lei, oppure altro, sicuramente ci fanno raddoppiare le calorie, le portano a 2000 e poi. Ci fanno almeno raddoppiare le Almeno calorie. raddoppiare, andremo sicuramente sulle 3-4 mila calorie, ci vogliono un paio di giorni, insomma, per smaltirle. Bene, Considerando che il giorno comunque, dopo è Natale, quindi ne andremo ad accumulare altrettante. sì. E comunque è sempre un errore fare i digiuni, è vero, dottor Smaldone? I digiuni sono sempre, alimentano i picchi di insulina, o a scendere o ad alzarsi. È sempre bene mantenersi in maniera, cioè il digiuno è un estremo, quindi tutti gli estremi, come si sa, non vanno bene. Dicevano i latini che in medio stat virtus, quindi né eccedere in maniera Sì. eccessiva con i pranzi e le cene, né digiunare, ma mantenersi in Sì. maniera equilibrata. Quindi chiaramente se il giorno dopo la cena della vigilia non faccio colazione, non è la fine del mondo. Considerando che poi andrò a pranzare e andrò ad accumulare altre calorie, però manteniamoci, Bene. diciamo, e evitiamo gli eccessi anche, per esempio, Bene. nell'ambito dei dolci. Quindi, se la sera prima ho mangiato struffoli, babà, Bene. panettoni e pandori, il giorno dopo assaggio il mustacciolo e basta.